Seba e Aki fanno shopping al 109 di Shibuya, un fighissimo centro commerciale dove statisticamente si possono perdere dalle 3 alle 24 ore. C'è gente che si è persa lì, non è più tornata. Ciao! Cosa fai? Sei felice? Italiano, ciao! Sei felice? 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 Very felice, molto felice. Buonanotte! 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 Ciao! Comunque, se non la conoscete, lei è Aki Dearest e è praticamente la più famosa, cos'è? Non so se è la più famosa, ma una delle più famose YouTuber di anime, manga, eccetera, eccetera. I kind of hate you right now because in 10 years in Japan I never got anything, so I stopped trying. Dude, that same game, it only took me 2 tries. So this is the second time yeah. you win? The second time you win? Yeah. The second time you win this? Like, well, the same company or the same plushie, that same type of game that you just saw, like yeah. with the big plushies, I've already won something from that. But this big? Yeah. Oh my and god. And it only took me 2 times. Oh my so, god. Yeah, it was like, you know, I've been stopped trying getting this kind of thing because I never win anything, so it's a waste of money. And you can get, I guess it depends on, do you think it's skills or it's just luck? Can we go? You can go, go. We are on the run tonight. You a bag, that's what I, yes. Cause like last time, they came across from nowhere, then they gave me a bag. I'm like, are you guys just watching from random places? Può essere. Si stava chiedendo se praticamente, non so perché praticamente appena vinci qualcosa in Giappone ti assalgono con queste borse e mi chiedeva se ti stanno guardando da sopra se vinci o meno. Bobo, chissà. Bene, siamo a Shibuya con la Fortunella che si è appena vinto sta cosa. You're a lucky girl. È anche la fidanzata di Joy di Anime Man. E siamo a questo famoso incrocio di Shibuya. Adesso stiamo cercando di andare in quel negozio là, l'109, che è un negozio dove vendono più che altro cose da ghiaro, comunque da ragazze, quindi è molto interessante. Adesso vediamo se riusciamo a sopravvivere a questo a questo incrocio. Comunque andiamo. Guardate cosa abbiamo trovato. Mario Kart. I had to film that, although they hate them. Because, I mean, especially when they were doing the Mario, they got a big lawsuit or something. Why? Because they can't use Mario, it's very unsafe to do it, and Nintendo doesn't want to be associated with anything slightly dangerous. Okay. Praticamente avete visto quelle macchinette di prima? Una volta giravano molte vestite da Super Mario, però adesso hanno smesso perché è troppo, cioè non voleva la Nintendo essere associata con quelle macchinette perché sono un po' pericolose, diciamoci la verità. Hai capito? Capito. Brava. Girare di Shibuya di venerdì non è il massimo, però vabbè. Adesso facciamo le riprese a Aki che va dentro. But you should talk some Italian. Oh, non capisco. Dai, dove stiamo andando? Io vado al 109. Try. Alright. Io vado al 109. 109. 109? Andiamo? Let's go. Come si dice in inglese? Cosa? What I just said. What? Come si dice in inglese, like, what I just said? What did you just say? Well, you have whatever you told me to say back there. Ah, sorry, I just say, let's go inside 109. 109. 109. Qua fanno spesso live e cose simpatiche. Vedete qui davanti. Oddio, is it close from this side? Is that really your first time? What? È la prima volta che entri al 109? No, well, in this one, yeah. Sì? Sì. What do you mean in this one? There's only two. A few. Yeah, the men's one I went to. Ah, yeah. Yeah. Okay. Ciao! Eccoci qua all'entrata. Comunque abbiamo chiesto se potevamo fare riprese e ci hanno detto di sì, ci abbiamo il permesso del 109. La cosa più bella del 109, non ve lo posso far vedere, ma sono sicuramente le commesse. Prettiest things is definitely people working here. Yeah. Yeah, so I'm trying to get late tonight. No. Where, cos'è che stiamo? What are we looking for? Guardate, qua è pieno di gnocche di bambù. No, no, no. Are you looking for something in particular? Qua una borsettina della Samantha Vega. Questa l'ha fatta Vega dei Mates. Oh, ok. Oh, thank you for me. No. Questa è una collaborazione con questa marca e Samantha Vega. Nani? Come Samantha Vega. This is Sailor Venus, right? Yeah. This is kind of cute.
Come si dice in italiano purse? Purse? Yeah. Borsa? Borsa. Questa è la collaborazione con Sailor Moon. Non so, io non me ne intendo molto di borse. Comunque ci sono tutte le Sailor, credo. Questa penso sia Mercury, questa Giove. This Artemis, right? È simpatico. Questo qua è quello di Luna e questo qua sarà Artemis. Sailor Moon è anche sui profilattici, right? This has a condom, right? With Sailor Moon. This has a Sailor Moon condoms, right? Condoms, yeah. Yeah. Quindi potete anche avere i profilattici di Sailor Moon. Fate attenzione. That was quite cute. I like when they do like high-end cheap stuff. This place is just not... And cheap stuff. What does that mean? Like, you know, she costs $200. No, but I mean, you know, it looks quite high end, but you know, having the collaboration with Sailor Moon, it makes it a little cheaper. Yeah. Comunque, se volete una borsa Sailor Moon / Samantha Vega, andate là, eh. Vi lascio poi tutti i link in descrizione di come arrivare al 109. Questo negozio profuma non poco. That's very smell, stink? No, yeah. Not stink, perfume. Oh, yes. Ok, questo è molto, costa molto poco. Se vi volete vestire un po' da gnocca di bambù / baldracca, vi vestirete così. Takes a lot of money to look this cheap. That's kind of comfy. Where do you shop for your clothes? Where do I shop for my clothes? My own... I don't know, I ask my friends. That's it? No, I don't know, it depends. If there's something I like, I buy. Or where? Depends. What's anyway, your favorite place? In Tokyo, I like Daikanyama, the shop. But I think for girls, Ichimaru-kyu is quite trendy, if you live in America especially. Yeah. Because I think for Japan, no, but if you wear the same things in America, it's cool. Because usually, well, today I'm not really wearing anything, but usually the clothes I buy in Italy, I wear it in Japan, and then the clothes I buy in Japan, I wear it in Italy. Quindi avete capito, io di solito i vestiti che compro in Italia li indosso in Giappone, i vestiti che indosso in Giappone li indosso in... No, i che compro in Giappone li indosso in Italia, così sono sempre esotico. Exotic. Would you wear those shoes? Le indosseresti? Yeah. I mean, for your birthday. No. But why don't you dress like very interesting for your birthday date? I want to dress nice. Yeah? Yeah. Like, what if you show up with this? What would Joy say? You can't even did you ever wear those type of shoes? Tall Nihongo de nanto imasu ka? Have you ever wear tall high heel? Hiru? Okay. In Japanese, but scarpe col tacco si dice here. High heel. High heel. Tall. Tall what? Tall. Nihongo de nanto imasu ka? Takai? Takai. Expensive or like tall? Like I'm tall. Like sega takai. Sega takai. Sega means, se means like back, like this part. Yeah. Takai. Oh, okay. Because Japanese people have very short legs. Oh, okay. No, I'm joking. That's always what I thought. But because otherwise they would say, oh, ashi nagai ne. Or they would say like, if they want to say you have long legs, they would say ashi nagai. That means long legs. Those mannequins are very hot. I will date her. Italian. I mean, beh, è figa. Guardate che gnocca di bambù, me la farei anch'io questo manichino. Ma i manichini sono bellissimi in questo posto, veramente. E anche la commessa che non posso farvi vedere, purtroppo. I think I should give you this footage just in case. I don't care. Per chi non sapesse, lei era nel music video di Fire, nel music video di On The Run, nel music video di Alive. Then, have you been in another music video with me this spring? She's probably gonna be in Avalon or one of the next music videos as well. Possibly. Okay, se la tira ancora perché è riuscita a vincere sta cosa, ma me la tirerei anch'io. I say you still brag about it. Of course I will. And I say I would brag it too if I wouldn't win it. Victory for like $1. Vinto questo al primo tentativo. Quando si dice il culo. Ok, evidentemente questo non ha proprio i manichini più belli. Every time you hear the voice, those I could wear those too. Actually, those are cheap. They are very cute. I will wear those. They are closing. Oh no, wait. No, let's go on. Let's finish it very fast. First. Gnocca di bambù. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi looks. Questo qua lo vedrete solo in Giappone. Do you have girls like this in America? No, well I'm from Vegas. So people dress like this in Vegas? Vegas girls are very revealing. Oh really? Why you are not very revealing? Because it's winter. Yeah, that's the main reason. Yes. But girls, they love their cleavage. Here? In, no. So are we going out? Yeah. I think we did enough shopping. Fuck you. Can you read it? No. Oh yeah, so I sent this.
Yeah. He said, it only took one try. He's like, God damn it, how do you do it? You better take that one and the one you got earlier this week home. Vabbè, questo era il moroso di Aki, vabbè. Vi rendete conto che con un euro, cioè con 80 centesimi lei ha ricevuto sta cosa? Vedete che brava lei, che è educata. Perché in Giappone dovete sempre tenere la sinistra sulle scale mobili, così chi ha fretta va da questo lato. Se siete a Osaka però, l'opposto. Hi. Do you wanna go down? Okay, I'm gonna go down with you. Here is for you. Oh, is this the way up? No, like this is B1. This is mainly shoe. Oh, can we go out from here though? I think we can go out. Yeah, we can still go out. Oh wow, I like this store. Oh my god, I finally find something I like. Yeah. Let's check it out. Here it looks like an interesting store. I'm gonna pick an outfit for you. Would you wear this? Would you wear this? No. Why not? It's cute. La maschera del gas. Cosa sono queste? Ah, le tette finte. Ma ormai sono in Giappone da troppi anni per farmi fregare da una gnocca di bambù. Gnocche di bambù. Non so quante volte ho detto la parola gnocche di bambù in questo video, ma è pieno di gnocche di bambù. Can you say it? Gnocche di bambù. Gnocche di bambù. Try again. Gnocche di bambù. More happy. Gnocche di bambù. More. Gnocche di bambù. Vabbè, comunque abbiamo fatto questa visita al 109. Ditemi se vi è piaciuto. Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. E cercherò di rubargli quella cosa lì. Chi lo vuole glielo do nel giveaway. Bye bye.